Prego, consigliere Ferraro. Grazie Presidente. Il consigliere Ghera ci diceva che nella precedente consigliatura diceva le cose in faccia a Marino, ma a me risulta anche che più che a Marino qualcuno seduto tra quei banchi le diceva a Salvatore Buzzi. Con la richiesta di questo consiglio straordinario oggi abbiamo raggiunto l'apice dell'incoerenza dei partiti che non sono stati in grado di garantire negli ultimi 20 anni stabilità a questa città. Roma oggi sorride per questo Consiglio straordinario. Oggi questa maggioranza e la Giunta sorridono perché vi mostrano i vostri limiti e vi insegnano com'è possibile governare la città più bella del mondo nel segno dell'unione e della compattezza. E deve essere difficile accettarlo per voi che siete abituati ad andare da un notaio per mandare a casa il vostro sindaco, calpestando tutti i principi di democrazia. Deve essere difficile accettare la vostra rassegnazione e le vostre divisioni e l'inconcludenza che vi sta travolgendo. La richiesta di consigli straordinari è solo l'ossessione di rincorrerci ed evidenzia il vostro problema di salute che è chiaro, non state curando affatto. L'avete ignorato da troppo tempo, probabilmente. Ve lo dico con sincerità, fate un po' di opposizione, perché fino a qui avete solo svelato le vostre tramette tra destra e sinistra. Tramette. Modificate, non so, proponete, ma non galleggiate sull'inconcludenza della strumentalizzazione a cui i romani oggi ormai non credono più. La Giunta tiene sui fatti, signori. La Giunta tiene perché ha stanziato 430 milioni per il trasporto pubblico nei prossimi 3 anni. La Giunta tiene perché ha fatto in modo che diminuisca la tariffa sui rifiuti per un risparmio in bolletta dei cittadini romani. La Giunta tiene perché sono stati stanziati più di 10 milioni di euro per i municipi, per investimenti sulle strade di loro competenza. La Giunta tiene perché nel 2017 vengono stanziati 28 milioni di euro in più rispetto al precedente bilancio, risorse che finanziano in particolare i servizi sociali. La Giunta tiene perché è stata in grado di abbattere il cemento che voi avete previsto e che oggi ci consegna uno stadio fatto bene. Tiene perché ha recuperato un numero considerevole di nuovi filobus che voi avete dimenticato a danno dei cittadini romani. Tiene perché è stata capace di tagliare gli sprechi degli organi istituzionali in Campidoglio. Tiene perché si è occupata dei più deboli e non delle lobby e di quei poteri che per anni hanno sostenuto le vostre campagne elettorali. Poteri che hanno infestato la città, a cui avete aperto con i vostri partiti in precedenza le porte di Palazzo Senatorio. Tiene per centinaia di proposte concluse, avviate, pensate e a cui avreste potuto contribuire, destinando quel tempo che invece avete sprecato nel nulla. Il nulla dei consigli straordinari per strumentalizzare la verità che questa Giunta e questa maggioranza sta lavorando per Roma e lo sta facendo bene. Un consiglio straordinario però dovreste chiederlo sulla tenuta dei vostri partiti che tra correnti, inchieste della magistratura, quelle serie, colpi bassi tra i vostri esponenti, l'incapacità di rigenerarsi, stanno praticamente scomparendo dalla scena politica italiana. Concludo, Presidente. Cara Virginia, la tua Giunta tiene perché sta facendo bene. Tiene perché è compatta e perché l'hai scelta sulla base del merito e il merito è concretezza. La tua Giunta tiene per un motivo fondamentale che si racchiude in poche parole a cui loro non sono stati abituati, ovvero vedere una maggioranza che sostiene il proprio sindaco di fronte ad un'opposizione che è stata capace di lasciarci Mafia Capitale e che non ha amato la sua città.